Siamo nel centro di Pavia, dove sorge la Biblioteca Civica Carlo Bonetta, dove il passato incontra il presente. Ci racconti la storia di questa biblioteca. Questa biblioteca si trova nello stabilimento Malaspina ed era una volta il museo personale privato del marchese Malaspina, che abitava nell'edificio adiacente che oggi è sede della prefettura. Alla fine del Settecento si era fatto costruire questo edificio per contenere tutte le sue collezioni. Lui era un tipico collezionista eclettico settecentesco, amava collezionare opere di vario genere, quindi non solo quadri, soprattutto stampe, ma anche monete, oggetti che provenivano anche dall'Antico Egitto. Tutta questa biblioteca, quella che adesso è una biblioteca, era un museo. La biblioteca era una piccola parte, una biblioteca principalmente d'arte all'interno del museo. Poi nel 1979 il museo ha chiuso, tutte le collezioni sono state trasferite dove si trovano adesso, presso il Castello Visconteo, che è la sede dei musei civici, e questo edificio è stato adibito a biblioteca pubblica. Nel 1980 ha riaperto così come la vedete. E questa biblioteca nasce da un legato testamentario di Carlo Bonetta, che aveva lasciato tutta la sua collezione di libri antichi alla municipalità. Questa biblioteca quindi oggi ha una duplice funzione, quindi quella di conservare i materiali antichi di Carlo Bonetta e del marchese Malaspina, che era un collezionista di libri antichi illustrati, ma nello stesso tempo compra regolarmente libri nuovi per assolvere la sua funzione di pubblica lettura. Quanti volumi ci sono nella biblioteca? Allora, i volumi sono circa 200.000, tra volumi nuovi e antichi. Poi c'è tutta la parte relativa all'archivio. Comunque arriviamo a circa 9.000 metri lineari di palchetti, quindi insomma è una biblioteca piuttosto grande. Il fondo della Biblioteca Civica Bonetta comprende numerosi esemplari di vario genere, quindi andiamo dagli incunaboli, cinquecentine, seicentine, libri del Settecento e poi anche delle belle collezioni novecentesche. Per esempio, una curiosità, abbiamo uno dei fondi più importanti d'Europa di libri di massoneria che vanno dal Settecento fino al Novecento. Abbiamo anche dei libri miniati, che vi faccio vedere, libri d'ore, quindi libri di preghiera, contengono una preghiera per ogni ora del giorno. Due libri d'ore sono manoscritti miniati. Il più piccolo è appartenuto a Tommaso del Maino, che era un nobile pavese, a Pavia c'è anche il Palazzo del Maino. Sono libri che sono appartenuti ovviamente a persone nobili perché, come potete vedere, sono delle edizioni estremamente preziose. Questo è in piccolissimi caratteri, con iniziali miniate, in pergamena. Questo è un testo a stampa miniato, un testo del Cinquecento, che è la riproduzione esatta di un manoscritto. Una delle collezioni più importanti conservate alla Biblioteca Bonetta è la collezione di Giovanni Alessandro Brambilla. Giovanni Alessandro Brambilla era un medico da campo, originario della provincia di Pavia,
che aveva fatto carriera ed era riuscito a diventare il medico personale dell'imperatore Giuseppe II. Aveva girato tutta Europa a seguito dell'imperatore e durante questi viaggi aveva avuto modo di collezionare libri di medicina provenienti appunto da tutta Europa in varie lingue, soprattutto in tedesco, e aveva portato tutta questa collezione di libri che in parte gli era stata donata dall'imperatore stesso. Infatti alcune coperte dei libri che conserviamo nei magazzini portano lo stemma imperiale impresso in oro. Tutti questi libri erano confluiti a Pavia per diventare la biblioteca dedicata ai medici, agli studenti di medicina. Questa edizione è stata scritta da Giovanni Brambilla stesso, contiene le immagini e la descrizione di tutti gli strumenti chirurgici. Quindi Giovanni Alessandro Brambilla è importante perché è stato il primo medico a fare della chirurgia una branca della medicina. Fino alla sua epoca la medicina era esercitata dai barbieri. Giovanni Alessandro Brambilla, medico da campo, quindi abituato anche a fare il chirurgo per curare i feriti, si rende conto che la chirurgia deve essere una branca della medicina, non può essere esercitata dai barbieri, e a questo scopo pubblica varie edizioni dell'Istrumentario Chirurgico Viennese, dove appunto descrive ad uso dei medici tutti gli strumenti della chirurgia.